Sì, sembra un sogno che Marcello Foà sia presidente della RAI. Un giornalista che nell'interpretazione dei fatti di cui si è occupato ha sempre mostrato una tendenza progressista, che non ha mai fatto nulla per inserirsi in quel nutrito gruppo di giornalistoni italiani ben pagati, che hanno il compito di formare il pensiero unico. Quello che impedisce ad una grande percentuale di nostri concittadini di esprimere il loro pensiero, di esprimersi con la loro testa. Svariati decenni fa lavorai in Rai, ho ancora i fogli paga che tengo per ricordo, e dopo appena qualche mese di lavoro mi accorsi che all'interno dell'azienda spirava un'aria di paura. Paura di che? Di essere mandati via. Un esempio classico. Al tempo le sedi regionali erano tenute a inviare attraverso un cavo privilegiato su Roma dei servizi locali. Molte volte questi servizi locali ritornavano indietro dicendo di rifare, ordinando di rifare il montaggio. Cosa era successo? Probabilmente un'inezia. Era stata fatta un'allusione a un sottosegretario, a un ministro, a un potente di turno che era meglio non ci fosse. E allora, sempre con la paura di essere mandati via, questi lavori di rimontaggio avevano la priorità su tutto. Poi i direttori e i presidenti dell'azienda che si sono succeduti, il tanto conclamato Ettore Bernabei, è rimasto celebre per una sua frase. Disse pressappoco questo: i cittadini che sentono i canali di cui io sono direttore, canali televisivi e radiofonico, hanno una mentalità, una preparazione culturale molto simile a quella di un bambino di 12 anni. Pensate che bel complimento ai cittadini che gli pagavano il canone. E poi più tardi, Mauro Masi, ve lo ricordate? Al tempo avevamo in redazione delle stampanti ad aghi e qualcuno ebbe la bella idea di stampare il suo curriculum. Uscirono 2 metri di carta, poi qualcuno pietosamente interruppe il lavoro della stampante. Cosa diceva questo curriculum? Che Masi aveva fatto tutto, era competente in tutto, presidenza, non si contavano, eccetera. L'unica cosa che non sapeva fare era far televisione e radio, pensato un po' per un direttore generale. Largo dunque alla primavera in Rai, che deve essere sostenuta, se non altro con pensiero, dai cittadini italiani, i quali non rimpiangeranno certo con questa primavera quell'altra che ha luogo presso le splendide montagne del Canton Ticino, che Marcello Foà conosce molto bene.